Danilo Salsi, non c'è aria, siamo ad Antigua, è stata una Rocks Caribbean con poco vento. Quali sono le tue sensazioni su questa apertura di stagione per il DSK Senior Team? È stata sicuramente una bellissima regata, molto diversa da quella dell'anno scorso, dove le condizioni erano di vento abbastanza sostenuto. Quest'anno la prima metà della regata fino a Guadalupe in condizioni pseudo-caraibiche, con vento anche se più leggero del normale. Abbiamo, penso, regatato molto bene, sia nella prima parte che nella seconda parte. Siamo stati sfortunati a cadere nel buco di vento assolutamente imprevedibile sotto Guadalupe, che sicuramente ci ha compromesso il risultato della regata. Al di là di questo inconveniente, però, il bilancio è sicuramente positivo per questa apertura di stagione, perché non ho dubbi nel ritenere che è la miglior regata che abbiamo fatto su DSK dall'inizio della campagna. Ti sei trovato al timone della tua barca dopo un inverno dedicato a interventi che sono serviti per renderla più competitiva sotto la regata a compenso. Che sensazioni hai avuto al timone? Hai notato delle differenze? Ma anche da questo punto di vista devo dire che il lavoro che è stato fatto durante l'inverno è di assoluta soddisfazione. Le regate che abbiamo fatto nella scorsa stagione ci hanno dato la possibilità di capire che potevamo migliorare il rating togliendo il buon presso, riducendo quindi la superficie dei kite. Questa era la prova del 9 e abbiamo potuto verificare che come prestazioni di punta non abbiamo perso molto, anzi direi quasi nulla, e quindi abbiamo sicuramente guadagnato molto in termini di rating. Come prosegue la stagione di DSK? Questa era una prima, so che c'è ancora un appuntamento ai Caraibi e poi? Allora, il prossimo appuntamento è a fine aprile, sempre qui ad Antigua per la Sailing Week. Dopodiché adesso stiamo per decidere se fare la Newport oppure se riusciamo a combinare per rientrare in Mediterraneo in tempo per fare la Giraglia. Dopo questo sicuramente le tappe già confermate sono Maxi e Swan Cup a Porto Cervo a settembre. L'appuntamento della Swan Cup è un appuntamento che ti sta particolarmente a cuore, ricordiamo forse una delle vittorie da te più sentite, mi raccontavano i ragazzi dell'equipaggio, è stata la vittoria con il Swan 45 in un evento molto combattuto. Assolutamente, per un armatore Swan la Swan Cup è chiaramente una delle regate di riferimento, se non la regata di riferimento. Vincerla col 45 nell'anno in cui regatavano 33-45 con i migliori equipaggi che quella stagione presentava è stata sicuramente una delle più grosse soddisfazioni. Quest'anno vedremo, ce la metteremo tutta. So che ci saranno anche degli altri 90, quindi insomma ci sarà modo di confrontarsi con delle barche uguali. Sì, sicuramente però regattare sul 90 è una cosa ben diversa che regattare su un 45 o su un Far 40, però sarà sicuramente una regata splendida per il posto dove si svolge, anche per il fatto di poter competere per la prima volta con altri 90, sicuramente. Tu sei un armatore italiano e sei a regattare ai Caraibi, ci vorrebbe forse un po' più di Italia in acqua in un evento come questo? Era l'unica barca di SK a portare un equipaggio italiano in regata qui nel Rocks Caribbean. Questo che dici è sicuramente vero, una nota negativa è che molto spesso, anzi troppo spesso in queste regate nelle Blue Waters siamo l'unica barca italiana, non solo qui ai Caraibi, ma anche la Newport Bermuda, la Sydney Hobart. Quindi è veramente un'assenza che si sente e che dovrebbe essere oggetto di riflessione per altri armatori, ma anche per come è organizzato il mondo della vela oggi in Italia. E quindi l'appuntamento è ancora ad Antigua, alla fine d'aprile, sempre a bordo di DSK? Ovviamente. E sempre più col coltello in mezzo ai denti.